Bentrovati, buon caffè a tutti, Ezio, buon caffè anche a te. Ciao Massimo, buon caffè a te, buon caffè a tutti gli amici di Juventus, una signora per due. Buon mercoledì a tutti. Mercoledì molto caldo, inutile che, insomma, la domanda è scontata, avrai letto le dichiarazioni di Giuntoli e quindi grande talento Allegri e soprattutto il mercato in entrata è sostanzialmente fermo. È invece molto attivo quella in uscita, dove si punta molto su alcuni top, diciamo Vlahovic, Chiesa e via dicendo, ma se arriva una grande offerta, insomma, il mercato deve essere virtuoso adesso, no, Ezio? Sì, insomma, non mi è sembrato un fine dicitore, anche perché non è che avessimo molta contezza di passate conferenze stampa di Giuntoli. Confesso che come parlatore non lo conoscevo poi granché. Allora, non mi è piaciuto l'esordio, tanto per iniziare, perché va bene l'eleganza, la buona creanza, se vogliamo lo stile ad essere riconoscenti a terzi, però mal impostata. Io l'avrei impostata diversamente, intanto ringraziando la Juventus di averlo voluto e di riflesso ringraziando la Juventus, esprimendo quindi un ringraziamento per chi gli ha permesso di crescere professionalmente per arrivare in JJ. E quindi c'è già l'esordio con un ringraziamento a De Laurentiis e Vitelli, l'ho trovato già un po' stridente. In ordine a tutto il resto, ha detto più o meno bene le cose che poteva dire. Ovviamente non ha detto le cose che si dovrebbero dire, ma certamente non è mica in una conferenza. Sarebbe sciocco aspettarsi da un direttore sportivo che in una conferenza stampa di presentazione venisse a raccontare su quali tavoli sta giocando. E quindi ecco, un passaggio mi è piaciuto, quello per il quale il suo arrivo alla Juventus non deve essere considerato un evento, ma un percorso, perché si allinea perfettamente a quello che noi abbiamo già detto anche in passato. E quando si comincia un percorso, come peraltro ha detto lui, certo, all'inizio ci sono ostacoli ed è difficile, ma una volta che il meccanismo virtuoso si è innescato, diventa tutto più facile. Ecco, Certo. in questo senso l'ho apprezzato. Per il resto, un paio di incertezze, qualche incertezza verbale, insomma, l'ha tradito. Perché ci sono state contraddizioni tra il ritenere certi giocatori incedibili, ma di fronte a offerte irrinunciabili, ovviamente gli chiedono di Lukaku, e le due paroline chiave sono state al momento. Quindi questo significa che è almeno una delle opzioni considerate laddove si dovesse cedere Vlahovic. Ha detto quello che doveva dire, esprimendo spirito di corpo, unità di intenti. Ma del resto, fin dal primo giorno abbiamo espresso chiaramente quelle che sarebbero state le sue intenzioni immediate, vale a dire cercare di smussare gli spigoli e le varie frizioni che la stagione scorsa ha lasciato in eredità. Vedremo
scivolone finale poteva ovviamente Beh sì, risparmiarselo, ecco, certo, il talento non è di che Allegri. potesse, com'è? Il talento di Allegri, Ezio. Sì, ma infatti giustamente non è che potesse urbi et orbi proclamare che Allegri è un inetto riconosciuto e che del suo talento sono soprattutto grati tutti gli allenatori delle altre squadre. Sta ovviamente cercando di creare coesione, sta cercando di mandare un segnale alla squadra, un altro segnale alla squadra sul fatto che la dirigenza ci sarà, e quello annunciato che lo vedrà in partita, ma insomma la definizione che ha dato dell'allenatore pro tempore, ecco, mi è sembrata decisamente iperbolica e fuori dalle righe. Capisco l'intenzione, ma è stata veramente espressa male, Massimo. Ma ripeto, molti si stanno illudendo su chissà qual tipo di acquisti, però lui è stato chiaro, con una rosa di oltre 40 calciatori, beh, togliamoci dalla testa che alla fine, insomma, ci possono essere altri arrivi. Sulla difesa ha parlato anche di eventuali partenze, insomma, dire tutto per non dire niente, però del resto ci mancherebbe altro. Ha fatto bene il Ma suo del resto mestiere. era anche un po' un certo tipo di depistaggio, è sempre stata la virtù dei grandi direttori sportivi, Massimo, no? Poi, ora indipendentemente dal fatto che non sia vero, bisogna avere, come dire, volevo dire pena, ma se devono fare una ragione quelli che si aspettavano proclami del tipo acquistiamo tutto il centrocampo del Real Madrid, Mbappé e faremo una squadra interstellare. Non è così, l'abbiamo detto sin dal primo momento. Qui si tratta di sfoltire e vedere come si arriverà a fine agosto. Molto diranno, molto gli diranno anche in termini di conoscenza dell'ambiente, più approfondita dell'ambiente. Non dimentichiamoci che Giuntoli qui è solo, ed è solo in un ambiente, mi spiace dirlo perché io mi considero più torinese che piemontese, e comunque insomma quando Giulio Cesare arrivò qui i miei antenati insomma non è che lo trattarono benissimo. I piemontesi sono normalmente e notoriamente fasci e cortesi, quindi io credo che ci stia andando con i piedi di piombo, perché non sa di chi fidarsi. La barzelletta finale su Allegri è probabilmente anche una è propedeutica a non inimicarsi troppo sin da subito quelli che in società non lo volevano, e quindi insomma si è mosso. Diciamo che è stata una conferenza all'insegna dell'estrema prudenza, Massimo. Assolutamente, intanto stanno scorrendo dal sito Tuttosport le immagini di Lukaku, adesso un aggiornamento su quella che è la sua situazione, che è chiaramente ancora in fase di stand-by, lo leggiamo sempre da Tuttosport, giorni caldi, l'ex bomber dell'Inter è sempre corteggiato dall'Arabia Saudita con l'Al Hilal pronto a soddisfare le esigenze economiche del Chelsea, mentre rimane in attesa la Juve come testimoniato, ma non ha testimoniato niente, secondo me, le parole del direttore sportivo Giuntoli nella conferenza stampa di presentazione. Diciamo che alla fine lui è rientrato a Coban, centro sportivo del Chelsea, ma ai margini della squadra. Il Daily Mail riporta che l'attaccante belga, insieme a Hudson, vabbè, ad altri, è
E tra i giocatori che non si sono uniti al gruppo in vista delle partite di pre-stagione contro il Wrexham nella tournée statunitense al Kenna Memorial Stadium di Chapel Hill nel North Carolina. Il quartetto ha la valigia in mano, stando alle notizie dall'Inghilterra, come anche testimoniato dall'allenatore Pochettino. Quando vengono prese, insomma, questo tipo di decisioni, è perché tutti sono d'accordo, giocatori e club stanno lavorando sodo per cercare di trovare la soluzione migliore. Quindi vedremo quello che accade. Non si è saputo Guarda Massimo, io niente. ti dico questo, che per certe operazioni l'eventuale, e sottolineo l'eventuale vendita di Vlahovic, sulla quale peraltro non sarei d'accordo, ma non sono operazioni che si fanno dalla sera alla mattina quando coinvolgono certe cifre. Dobbiamo Esattamente. metterci in testa che fin tanto che il mercato non sarà chiuso, nulla sarà definitivo. Ricordiamo che abbiamo visto andare via Ronaldo dopo la prima giornata di campionato. Assolutamente. E tra le altre cose, il Lukaku in questione è una persona estremamente volubile. È uno che ha cambiato procuratori come io cambio le cravatte e la biancheria intima, e non lo vedo rimanere separato in casa e sui carboni ardenti fino alla seconda metà di agosto. Sono ragionevolmente portato a pensare che prima o dopo, non dico che sbotterà, ma non reggerà la pressione dell'attesa e accoglierà, peraltro con tutto il mio favore, la proposta araba. Iscrivetevi al canale, l'avete visto, ve lo ricordiamo ancora. Buon caffè a tutti, Ezio, e ci rivediamo nel corso della giornata. Assolutamente, l'appuntamento è a prestissimo, sempre con tutti. Grazie per un sentito grazie per la partecipazione alla live e buon proseguimento di mercoledì a tutti. A Ugo. Ci vediamo presto.